tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli, dunque, venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuta prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù insegnava. È giusto che sia Lui a insegnarci le verità del regno in cui noi dobbiamo entrare per essere benedetti da Dio nostro Padre. Non possiamo presentarci come gloriosi ignoranti della verità, che invece è la vera luce della vita, no? Quante cose dobbiamo imparare, a cominciare dall'asilo, poi l'elementare, poi le medie, poi via, licei, università. Così non rimaniamo asini. Ma dopo tutto quello che abbiamo imparato, noi, per quanto riguarda il Regno dei Cieli, dobbiamo ancora incominciare. La Chiesa fa del tutto per creare una via parallela di istruzione sulle verità del Regno di Dio. Quindi si incomincia il catechismo da piccoli, poi via via. Ma oggi, nelle parrocchie che non sono ben organizzate, dopo la prima comunione forse ci rimane l'ultima. No, non va bene così. Dobbiamo imparare quelle verità che sono la consolazione dei santi e la gioia del paradiso. Noi l'abbiamo ascoltata adesso, come Gesù esorta a liberarsi dall'ignoranza, dall'ipocrisia. Se quelli che assistettero al miracolo che Gesù ha compiuto di liberare dopo 18 anni di malattia quella poveretta, non sarebbero state lì a sofisticare perché l'ha fatto in giorno di sabato, e perché Dio è padrone di tutti e 7 i giorni della settimana, non deve andare a chiedere il permesso al diavolo. E sono quelle cose così semplici, elementari, che purtroppo rimangono là. Se
non c'è un'apertura di mente e di cuore, noi ci lasciamo passare attorno un fiume di grazia, un fiume di santità, e moriamo di sete. Ecco allora, docilità allo Spirito Santo che insegna. Poi gratitudine a Gesù Cristo che libera. È Lui che libera quella poveretta dalla malattia, come libera tanti dagli ossessi. Una volta Padre Pio liberò un'ossessa dal demonio dopo tanta preghiera e sofferenza, e il diavolo gridò da fuori la porta: questa notte te la faccio pagare. E infatti la mattina l'abbiamo ritrovato proprio tumefatto, illividito, sanguinante, quasi morto. E così il demonio ha il suo potere, ha il suo regno, e se lo tiene stretto e non lo vuole mollare. Vi ricordate che c'è scritto nel Vangelo, a un certo punto quando Gesù ha liberato il demonio, questi hanno cominciato a gridare: Gesù Nazareno, che abbiamo a che fare noi con te? Cioè, possiamo combattere sullo stesso fronte, sei venuto prima del tempo a rovinarci. Rovina del maligno e la riconquista del regno di Dio. Prima di Gesù potevamo parlare della notizia di Dio. Dio, gli ebrei con i 10 comandamenti, che poi diventavano sempre complicati, però conoscevano il vero Dio. Erano andati a finire a obbligarsi dei precetti così minuti che ci voleva il binocolo per capire che era un precetto di Dio, ma erano precetti degli uomini. Quelli di Dio sono 10 comandamenti e basta. Comunque pure quel popolo spesso inciampicava nell'ignoranza e quasi nella superstizione. Noi però no, noi col Vangelo abbiamo la pienezza della luce. San Giovanni dice e ripete che è la pienezza della verità, Gesù Cristo, è la pienezza della libertà, perché ha il potere di liberarci dal maligno e anche dalle malattie se vuole, e infine è la consolazione del popolo di Dio. Certo, lo Spirito Santo opera per nostra consolazione. Lo Spirito Santo non ha bisogno di lavorare per sé, di venire a manifestarsi nella Pentecoste e di venire a manifestarsi ogni volta che c'è un segno del carisma, no? La profezia, la scrutazione dei cuori, la bilocazione, la previsione del futuro, tutto quello che voi volete. E in Padre Pio c'erano tutti questi carismi. Allora lo Spirito Santo questo lo fa qui, nelle persone sante, perché lì trova lo spazio, trova la libertà e non c'è confusione. Guai se il Signore dovesse dare carisma a uno che è uno sfacciato peccatore. Non capiremmo più niente, da quale parte viene. Infatti, quando alcuni accusavano Gesù di fare miracoli in nome di Belzebul, del demonio, gli altri dicevano: ma Gesù stesso ha detto, allora se io opero in forza di Belzebul, i vostri figli che fanno gli esorcismi in nome di chi? C'è una bella distinzione tra il potere di Dio e il potere di Satana. Tutti i suoi avversari, dice il Vangelo, si vergognavano per quello che avevano detto e per quello che pensavano, mentre la folla esultava per tutte le meraviglie che Gesù compiva. Eccoci, questa esultanza è la ricchezza più bella mentre camminiamo come credenti e fedeli nel tempo, ma ancora e per sempre, cioè per l'eternità, è la beatitudine, la felicità, diremmo anche la gioia se volete, dei santi che nel cielo si godono già questa grazia del regno eterno, regno di amore, di pace
e di santità. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.